emozione di questo momento, Massimo? Tanta emozione, tanta stanchezza, però felice che tutto sta andando bene, è andato bene. Quelle emozioni, ci sono tante emozioni, è difficile elencarle. Una delle emozioni che poi è un sentimento, è il sentimento della paura che ti accompagna durante il pre-evento e durante l'evento, che ti lascio sempre, comunque ti lascio solo quando c'è la sigla di fine del programma, allora lì finisce ogni paura. Qual è il segreto dell'esito di questo Medmola? Il segreto è lavorare con passione, con amore, con una buona squadra di organizzazione, con dei bravi stilisti. Penso che siano le chiavi del successo del Medmola, siano queste. Hai qualche preferito dopo di questi 15 anni di esito? Questa edizione è assolutamente sognabile. La Bolivia. Bolivia, io amo la Bolivia perché sono stato in Bolivia a fare un'edizione del Medmola, quindi io ho un legame con i boliviani e con la Bolivia molto forte. Ti vedremo prossimamente in Bolivia, Massimo. Spero di sì. Faremo in modo. Farò decidere a Sonia. Sei grande, Massimo. No, siete bravi voi boliviani, un bel popolo. Vi auguro tanta fortuna. Guarda che in Bergamo c'è la comunità più grossa di tutti. Allora faccio un salto. Allora Bergamo, invito Bergamo perché hanno un grande capitale umano che è il capitale delle persone, dei boliviani, che sono persone veramente sensibili e persone per bene. Allora, prossimo Medmola a Bergamo? Perché no, magari. Un saluto a tutte le persone della Bolivia e un bacio grande. Ciao. Grazie.